Dopo 2 settimane di sosta forzata, la Serie D ritorna regolarmente in campo e la Gelbison è attesa dalla trasferta sul campo dell'Licata. L'Licata che è una delle squadre che in queste settimane ha effettuato 2 recuperi. Domenica scorsa ha vinto contro la Cireale, mentre nel turno infrasettimanale contro il San Luca ha perso. E troverà una squadra lanciata all'inseguimento della vetta come quella rossoblu del tecnico Ferrazzoli, che però arriva all'appuntamento con il lutto al braccio per la scomparsa della mamma del presidente Maurizio Puglisi. L'altra formazione cilentana, il Santa Maria, se la vedrà con la capolista CR e arriva all'appuntamento con una settimana in più di riposo forzato perché ha dovuto rinunciare alla gara proprio con il Licata 3 settimane fa e questa gara con i siciliani invece non è stata ancora calendarizzata. Per quanto riguarda invece il Rotonda che affronterà l'altra formazione di vertice, l'FC Messina, una novità importante sulla panchina. A guidare la squadra lucana c'è Alfonso Pepe che ha preso il posto di Boncore dimessosi dall'incarico. Intanto si gioca anche in Eccellenza, è la prima giornata di ritorno nel girone che si contraddistingue per un grande equilibrio. 4 squadre su 5 sono appaiate in testa con 7 punti. La gara più importante è in programma domani all'Ardisani di Casalvelino tra la Virtus Cilento e l'Angri. Infine una notizia di calcio a 5, dopo la promozione in Serie A2, primi movimenti di mercato, meglio di riconferme per la squadra di Patrondetta, sono stati confermati dopo la brillante promozione Brunelli, Carducci e il portiere Gallon.